invito tutti a leggerle queste delibere, perché altrimenti c'è il rischio di interpretazioni erronee. Non è un inno all'occupazione, è un'altra cosa. È un modo di utilizzare i beni abbandonati, che quindi è tutt'altro che un inno all'occupazione, è un inno alla partecipazione, perché si dice ai cittadini di contribuire a meglio utilizzare i luoghi abbandonati, è la valorizzazione dei beni comuni, quindi i luoghi della nostra città che vengono utilizzati attraverso la partecipazione di tutti i cittadini e si vanno a valorizzare attraverso procedure di evidenza pubblica esperienze che non sono l'occupazione violenta, ma anzi sono l'autogestione democratica di spazi della nostra città. Posso andare nel concreto, pensiamo alle esperienze di Mater Dei, pensiamo alle esperienze di Bagnoli con Villa Medusa o pensiamo ad altri casi dove ci sono giovani, meno giovani che contribuiscono all'utilizzo di spazi abbandonati e noi li vogliamo normare laddove è possibile normarli, quindi non ci sta nessuna legittimazione di atteggiamenti prevaricatori, anzi tutt'altro, è un inno alla partecipazione, al buonsenso, alla vita democratica e come ha detto l'ex giudice della Corte Costituzionale, con delle delibere si vanno ad attuare alcuni articoli della Costituzione, quindi noi siamo fieri che a Napoli sia stata scritta questa pagina, che adesso è tutta da vivere, nel senso che dobbiamo vedere come riusciremo a applicare concretamente queste due delibere così innovative e rivoluzionarie. Noi a Napoli abbiamo tantissimi beni abbandonati che stanno lì abbandonati da decenni, che deturpano la nostra città, noi invece in questo modo andiamo attraverso una procedura di evidenza pubblica ad acquisire al patrimonio immobiliare queste zone abbandonate e con le consulte dei cittadini, insieme ai cittadini decidiamo che farne. Quindi è una grandissima riconquista del territorio napoletano, anche nelle sue brutture che vogliamo cambiare. Il diritto di proprietà è tutelato dalla Costituzione, salvo che non sia in contrasto con l'utilità sociale. Quindi la Giunta di Napoli non dichiara guerra alla proprietà privata, la Giunta di Napoli affronta i casi dei beni abbandonati, che sono altra cosa della proprietà privata.